Siamo qui con Enzo Gambardella a Giugliano Barcaturo, a Via Madonna del Pantano, dal nostro amico Alessandro Osfizioso. E io ho avuto l'onore di presentare con la famiglia di Alessandro e con l'amico Enzo, per la prima volta in una pizzeria, i nostri prodotti freschissimi, ossia il fior di latte di Agerola dei Lattari e la provola di Agerola dei Lattari. Prego, iniziamo il taglio, in maniera tale posso anche raccontare il nostro prodotto. Fior di latte di Agerola e provola di Agerola. Anche qui abbiamo voluto innanzitutto sottolineare la grande vocazione dell'azienda alimentare, ossia quella di sottolineare le materie prime. Qui utilizziamo solo ed esclusivamente latte, il nostro latte. Abbiamo voluto ripercorrere la tradizione, la cultura dei Monti Lattari di Agerola per quanto concerne il processo di produzione. Quindi cosa facciamo? Facciamo un processo molto molto semplice. Non abbiamo fatto alchimia, non utilizziamo strane cose nel produrre il fior di latte di Agerola, ma solo ed esclusivamente latte. Latte fresco che viene poi pastorizzato, viene inoculato con siero innesto e viene poi addizionato con caglio di vitello. Da qui passa tutto il processo di filatura, che rigorosamente abbiamo scelto di volerlo fare a mano, e una formatura che per le tipologie da 400-500 grammi viene fatta a macchina, e per le grandi tipologie, quelle da 750, 1 kg, 1 kg e mezzo, vogliamo ripercorrere ancora una formatura a mano. Dopo, successivamente, si sottolinea la tipicità di Agerola, ossia non viene utilizzato sale in pasta, ma utilizziamo solo ed esclusivamente sale in salamoia. Adesso con il nostro amico Vincenzo degusteremo la sua magnifica pizza con il fior di latte di Agerola dei Lattari e la provola di Agerola dei Lattari. Il giusto taglio per prepararlo a julienne, per prepararlo a una preparazione di una buonissima pizza. Buon lavoro e grazie.